Bene, buonasera a tutti. Come argomento, come avete visto di questa mia prima lezione, ho scelto, come dire, un tema leonardesco, anche un po' per necessità. È l'anno di Leonardo, è l'anno del cinquecentenario, è un anno che sarà, stavo per dire infestato, ma forse è un termine eccessivo, che sarà, come dire, scandito da continue manifestazioni leonardesche, che culmineranno, come sapete, in ottobre nella grande mostra che verrà fatta al Louvre a Parigi. Sono in programmazione decine di manifestazioni, alcune sono in corso, altre verranno inaugurate nei prossimi mesi. Il tema è un tema classico, manualistico della storia dell'arte, cioè la battaglia di Anghiari, e ho scelto di parlare della battaglia di Anghiari non tanto perché abbia delle novità da proporvi, sarebbe troppo bello, credo, ma per fare un po' il punto sulla questione e per riflettere anche su un tema che mi sembra di qualche interesse in questo cinquecentenario, cioè il tema del mito leonardesco o dei miti che ruotano intorno a Leonardo. Non a caso, come vedete, ho scelto questa prima immagine da copertina per mettere a confronto due disegni. Quello di destra è un disegno di Windsor, opera di un allievo di Leonardo, molto probabilmente Francesco Melzi, e cioè l'erede e il principale giovane fiancheggiatore di Leonardo negli ultimi anni della sua vita, questo nobile milanese che era anche pittore, ma che fu soprattutto l'erede dei manoscritti di Leonardo, ed è quindi un ritratto di profilo del maestro, come vedete, a matita rossa, piuttosto bello, mentre quindi è un'immagine molto fedele del volto di Leonardo negli ultimi anni della sua vita. A sinistra invece vedete uno dei disegni più famosi della storia dell'arte, il cosiddetto autoritratto di Leonardo della Biblioteca Reale di Torino, che verrà esposto in mostra, mi pare sì, da aprile, quando ci sarà a Torino al Palazzo Reale una mostra sui disegni di Leonardo lì conservati, e quindi anche questo ovviamente avrà un posto d'onore. Questo disegno celeberrimo, davvero uno dei disegni più famosi del mondo e più riprodotti anche in assoluto, viene quasi sempre riprodotto e commentato e usato come se fosse un autoritratto di Leonardo. È un mito, nulla ce lo dice se non quella scritta che si vede in basso al foglio, ma quella è una scritta non coeva, è una scritta successiva di molti decenni alla realizzazione del disegno, e, mentre ormai da parecchi anni molti studiosi di Leonardo si sono resi conto che questo disegno, stilisticamente, è un disegno degli anni 90 del 400, quando Leonardo stava disegnando le teste per gli apostoli dell'ultima cena milanese. E come capite, essendo un disegno degli anni 90 del 400, quando Leonardo aveva 40 anni, per ovvi motivi non può essere un autoritratto di Leonardo. Ma basterebbe anche confrontare i due volti, uno di profilo e uno di fronte, per cogliere che effettivamente questi due vecchi, barbuti, canuti probabilmente, non sono la stessa persona. Ecco, questo mito, ad esempio, il mito di questo volto è duro a morire. Io ho saputo che a Torino questo disegno verrà esposto ancora una volta come autoritratto di Leonardo, perché ovviamente abbandonare questo mito è doloroso per il museo che possiede questo disegno, come capite. Il disegno è una meraviglia, sia che sia l'autoritratto, sia che non sia l'autoritratto, evidentemente, ma mediaticamente abbandonare la convinzione che questo volto sia il volto di Leonardo, a cui siamo ormai abituati da tanto tempo, è una cosa dolorosa, e quindi c'è in qualche modo una sorta di pigrizia nel compiere questo distacco. Un altro mito che si è creato nei secoli e che è stato rinfocolato in questi ultimi anni
è il mito della battaglia di Anghiari. Qui siamo, come vedete, e prima di parlare della battaglia di Anghiari voglio parlare del contesto in cui si trovava la battaglia di Anghiari. Siamo, come vedete, in un luogo molto famoso, il Salone dei 500 a Palazzo Vecchio, che oggi noi vediamo nel riallestimento, nella ridecorazione, ma anche nella ricostruzione, come vedremo, realizzata da Vasari a partire dai primi anni 60 del Cinquecento. Questa sala è stata completamente rifatta da Vasari, rimane praticamente intatta solo la pianta, ma l'altezza delle pareti, il soffitto, il numero delle finestre, la decorazione interna è stata completamente rifatta per volontà del Granduca Cosimo I de' Medici e grazie alle competenze architettoniche e decorative di Vasari e dei suoi aiutanti a Palazzo Vecchio. Nella decorazione attuale, chi entra in questa sala e chi ha la pazienza di guardare gli affreschi vasariani si rende conto che sono state raffigurate una serie di battaglie. Sulla parete sinistra, che è quella orientale, si trovano alcune grandi dipinti con battaglie della guerra dei fiorentini contro Pisa, quella guerra che vide appunto Firenze e Pisa lottare l'una contro l'altra tra il 1494 e il 1509, quando Pisa fu riconquistata dalle armate fiorentine. Mentre sulla destra, la parete occidentale, oggi nella sala dei 500 si vedono una serie di battaglie della guerra contro Siena, quella guerra che negli anni 50 del 500, guidata da Cosimo, vide un'altra delle nemici storiche di Firenze essere definitivamente assoggettata al Granducato. Quindi un grande ciclo celebrativo di Firenze, del Granducato Mediceo e ovviamente della capacità bellica del principe, del Granduca in questo caso. Se ci avviciniamo alla parete sinistra e guardiamo uno di questi affreschi vasariani, questa è la pianta, come vedete, questa è la parete sinistra, come vi dicevo, e questa è quella destra. E questo appunto è il lato che vediamo qui in fondo, il lato detto dell'udienza. Se, come vi dicevo, guardiamo più da vicino uno di questi affreschi vasariani, quello che rappresenta la rotta dei Pisani a Torre San Vincenzo, un evento storico avvenuto nel 1505, ci rendiamo conto, in modo immediato, che questo dipinto deve molto alla battaglia di Anghiari di Leonardo. Il gruppo dei cavalli che si scontrano qui al centro è evidentemente ripreso, anche se non in modo letterale, dall'invenzione più famosa, come vedremo tra poco, che Leonardo aveva messo a punto per la battaglia di Anghiari. Ora vi mostro, per evocare la battaglia di Anghiari, poi ne parleremo meglio tra poco, una delle copie più importanti, o per meglio dire, una delle repliche più importanti che abbiamo, la tavola Doria cosiddetta, che oggi è conservata agli Uffizi, dove si vede appunto il gruppo centrale, quello della lotta per lo stendardo, dove ci sono quattro cavalli e quattro cavalieri che stanno lottando furiosamente, in modo molto intrecciato, per strapparsi dalle mani quest'asta di legno, che è l'asta dello stendardo, della bandiera dei milanesi, la bandiera viscontea che viene rubata dai fiorentini come segno di vittoria. Se ci avviciniamo ancora maggiormente, come vedete, al dipinto di Vasari, è abbastanza evidente notare come in questo scontro di cavalieri, due da una parte e due dall'altra, che stanno menando grandi fendenti con queste spade, e soprattutto, guardate, in queste figure in secondo piano, dove ci sono delle figure urlanti che stanno cercando di strapparsi dalle mani uno stendardo, per l'appunto, c'è chiaramente da parte di Vasari il desiderio esplicito di rendere un omaggio a quella battaglia di Anghiari di Leonardo che si trovava in questa sala,
che Leonardo aveva cominciato a dipingere in questa sala, che era rimasta drammaticamente incompiuta, come vedremo, e che Vasari aveva dovuto coprire o distruggere. Comunque aveva dovuto rendere, aveva dovuto mettere a tacere, per così dire, perché questa sala doveva essere decorata integralmente da questo nuovo grande ciclo di affreschi. Vasari fa un omaggio a Leonardo pittorico, che si può mettere in parallelo con l'omaggio a Leonardo che viene fatto nella vita di Leonardo da Vasari, dove, come vedremo, Vasari descrive lungamente, con termini molto elogiativi, l'opera, pur incompiuta, pur abbandonata, che Leonardo aveva fatto in questa sala. Sembra quasi che abbia voluto pagare una sorta di debito in questo caso, citando in modo così esplicito, penso esplicito per tutti, un omaggio appunto alla grande battaglia leonardesca andata distrutta. Se osserviamo uno dei disegni preparatori per gli affreschi vasariani, questo è un disegno degli Uffizi che viene attribuito o a Vasari o al suo collaboratore Giambattista Naldini, che è quello che poi dipinge in parte queste battaglie. Vediamo che nei disegni preparatori questo omaggio era forse ancora più evidente, c'è il particolare, torno un secondo indietro, uno dei particolari più impressionanti di questa scena, il fatto che non solo i contendenti, i guerrieri, si scontrano e lottano furiosamente, ma anche i cavalli. Il cavallo scuro sta mordendo il collo del cavallo chiaro, come vedete. Sembra che i cavalli siano presi da un raptus di violenza analogo a quello dei cavalieri. Ecco, questo dettaglio, cioè il morso del cavallo, scuro a quello chiaro, vedete, viene ripreso e anche qui citato in modo esplicito in questo disegno, che è uno dei tanti disegni preparatori che abbiamo per questa battaglia, questa rotta dei Pisani, per l'appunto. Sull'altra parete ci sono, come dicevo, le battaglie senesi. Questa rappresenta la battaglia di Marciano, in Val di Chiana, un evento del 1554, e, come è evidenziato da questo brutto rettangolo rosso che non ho messo io, ma che ho trovato già pronto così, ma utile, in questo affresco della parete ovest c'è un dettaglio su cui ultimamente si è molto discusso, si è molto attratto l'attenzione. Se ingrandiamo questo stendardo che si vede qui in lontananza, molto piccolo, vedete, bisogna fare un ingrandimento per leggerlo, da terra ho i miei dubbi che si possa leggere chiaramente, ma comunque ingrandendolo si legge chiaramente questo motto: cerca, trova. Una sorta di impresa araldica, che viene riprodotta in questa bandiera, in questo scontro fra le truppe senesi e le truppe fiorentine. Ora, per ritornare al discorso dei miti leonardeschi da cui siamo partiti, recentemente, negli anni passati, in una stagione, devo dire, politica che sembra molto lontana ormai, ma che in realtà non è lontanissima come numero di anni, nel Salone dei 500 è avvenuto un fatto piuttosto sorprendente, se vogliamo dire anche abbastanza scandaloso, cioè sono state fatte delle analisi, tra virgolette, scientifiche sulle pareti per cercare di individuare eventuali tracce dei resti della battaglia di Leonardo sotto agli affreschi di Vasari. Va detto in modo molto chiaro, lo sapete tutti, immagino, ma è meglio ripeterlo, mentre esistono delle tecnologie molto sofisticate, riflettografie, radiografie, che permettono di vedere sotto alla superficie pittorica di un dipinto a olio, e si possono addirittura scoprire disegni preparatori sotto a un dipinto, o cambiamenti, pentimenti dei pittori, c'è tutta un'intera branca della storia dell'arte che si sta sviluppando in questa direzione recentemente. Non abbiamo nessuno strumento scientifico che ci permetta di vedere sotto agli intonaci dipinti. Non abbiamo metodi per andare a vedere se sotto un intonaco dipinto c'è un altro strato con un'altra pittura sottostante. L'unico modo è strappare il dipinto e vedere cosa c'è sotto.
Ma strappare un dipinto, un affresco, è un procedimento abbastanza traumatico, come immaginate. Si fa solo in casi di emergenza, quando un dipinto è in uno stato di conservazione molto grave, quando è un malato quasi terminale, per così dire. Perché poi ci si è resi conto che i dipinti strappati non vivono mai bene come i dipinti in situ, tra l'altro. Quindi davvero si fa in modo molto, con grande cautela ultimamente. Ovviamente qui non era possibile strappare gli affreschi di Vasari, perché gli affreschi di Vasari stanno bene, per fortuna. Ma i politici fiorentini, convinti dell'effetto mediatico che avrebbe potuto ottenere la riscoperta della battaglia di Anghiari di Leonardo in questo palazzo, che non a caso è il palazzo del comune di Firenze, quindi dove ha sede il sindaco di Firenze, dove hanno sede gli uffici del comune, hanno deciso di dare ascolto a questo signore qui, è un ingegnere che insegna non so esattamente cosa in un'università americana, il quale appunto ha proposto di bucare, vedete, forare gli affreschi di Vasari per inserire delle sonde nel muro, per andare in qualche modo a sondare cosa c'è sotto gli affreschi vasariani. E voi capite che questo procedimento ha creato numerosissime polemiche, perché bucare un'opera comunque in buono stato di conservazione come questa di Vasari, per andare alla ricerca di fantomatiche tracce di un dipinto che non sappiamo neanche se ci sia, o comunque in che stato possa essere, è stato in qualche modo giudicato un procedimento fortemente inopportuno. Infatti poi questi buchi sono stati richiusi e il Vasari è stato restaurato, ma restaurato per chiudere questi buchi, fatti ora. Ma la cosa più grottesca, che crea veramente, che dovrebbe creare un moto di ironia, ma anche un po' di cautela di fronte a operazioni di questo tipo, è il fatto che gli affreschi, i resti della battaglia di Anghiari di Leonardo, sono stati cercati sulla parete di destra, dove c'è la bandiera con scritto cerca trova, ritenendo, sembra incredibile dirlo, ma è così, che cerca trova sia stato messo da Vasari per suggerire a noi oggi, o ai posteri, che lì sotto c'era Leonardo. Cosa? Se ci riflettete solo 5 secondi vi rendete conto della follia, ma questo argomento ha convinto i politici fiorentini dell'epoca, il sindaco di Firenze dell'epoca, che non è quello attuale, ma che è dello stesso partito politico, a dare il via a questa operazione, bucando Vasari sulla parete sbagliata. Perché la parete sbagliata? Perché in realtà gli studi storico-artistici, e soprattutto il più importante studioso che si sia occupato della ricostruzione della sala, è uno studioso che si chiama Johannes Wilde, di origini ungheresi ma che ha lavorato in Inghilterra e al Courtauld Institute di Londra, uno dei più grandi esperti di Michelangelo e di arte del primo Cinquecento italiano, nel 1944, quindi parecchi anni fa, aveva scritto un bellissimo articolo sul giornale del Warburg, ricostruendo la sala, nella sua fase, non in questa, ma nella fase precedente, e dimostrando in modo, credo, ineccepibile, che con ogni probabilità i due famosi dipinti, la battaglia di Anghiari e la battaglia di Cascina, erano stati pensati non per la parete di destra, dove c'erano ben 4 finestre che impedivano di avere lo spazio sufficiente, ma per la parete di sinistra, dove c'erano 2 sole finestre e dove al centro si trovava il seggio dove sedeva il gonfaloniere di giustizia, cioè il committente dell'opera, il padrone di Firenze in quel momento. E devo dire che questa ricostruzione, che è basata sulle fonti, sui documenti e su uno studio molto attento della sala, una ricostruzione che evidentemente non è stata presa per buona o forse non è stata neanche considerata da coloro che hanno bucato la parete sbagliata,
è confermata, come avete visto, dalle citazioni di Vasari. Vasari cita la battaglia di Anghiari qui, sulla parete di sinistra, non sulla parete di destra. Credo quindi, come dire, che... ma su questo caso è stata montata una campagna mediatica, io non so se vi ricordate, c'è stato un periodo un po' di anni fa in cui si parlava continuamente di questo problema, della speranza di ritrovare Leonardo, cosa sarebbe diventata Firenze se si fosse ritrovato Leonardo a Palazzo Vecchio, che effetto avrebbe avuto sul turismo e così via. Tutti i discorsi, per carità, che hanno una loro dignità, ma che perdono dignità quando evidentemente ci si basa su un procedimento non storico, ma mitico come questo. Si vuole cercare per forza delle tracce, si bucano le pareti. Cosa si ottiene da questi sondaggi, da questi carotaggi fatti sulle pareti? Si è scoperto che sotto agli affreschi di Vasari ci sono delle tracce di colore. Grazie. Forse si poteva saperlo anche a priori, tutto sommato, che le pareti non erano bianche. E poi dopo tutto è stato bloccato, tutto è stato fermato, ma non mi stupirei, visto come stanno andando le cose in Italia in questo momento, che prima o poi qualche nuovo politico più o meno incolto riprendesse questo progetto geniale di alterare Vasari, perché tanto Vasari chi ce ne frega, non interessa a nessuno, è noioso, non piace, non attira turisti. Non si fanno i gadget con Vasari, quindi lo si può in qualche modo abbandonare e distruggere alla ricerca di una battaglia di cui davvero non sappiamo neanche esattamente dove sia, neanche esattamente cosa sia rimasto, non sappiamo soprattutto se Vasari abbia rispettato le tracce di questa battaglia sulle pareti. Com'era fatta la stanza originaria, il Salone dei 500, quando si chiamava Sala del Gran Consiglio? Questa è una ricostruzione abbastanza banale, semplice, perché però vi dà un'idea del profondo mutamento che è avvenuto nella sala. La cosa più importante è che è stata raddoppiata l'altezza, come vedete. Cioè, mentre prima occupava solo un piano di Palazzo Vecchio, ora il Salone di 500 ha una cubatura che si estende per due interi piani, quindi è stata raddoppiata in altezza. Cambiate completamente le aperture, le finestre, le porte, quindi intervenendo anche pesantemente sulle murature, ovviamente, come capite. E quindi nulla davvero ci dà la minima certezza e neanche la probabilità che ci siano ancora delle tracce di Leonardo sulle pareti di questa sala sotto a Vasari. E quello che sappiamo della storia di questo salone è molto, perché ci sono molti documenti che ce ne parlano. La storia inizia nel 1494, quando vengono cacciati i Medici da Firenze e quando si viene fondata la Repubblica, la Seconda Repubblica Fiorentina, e quando si decide di dotare Palazzo Vecchio di un'aula capace di accogliere il Gran Consiglio. Pensate che qui si riunivano oltre 1700 persone in questa sala, che erano i membri eletti in questo Consiglio della Repubblica Fiorentina. Quindi era una sala gigantesca che doveva avere la capacità di accogliere questo organo fondamentale della Repubblica e che viene sostenuta con grande forza dal Savonarola, che nel 94 più volte nelle sue prediche dice che questa sala è la prima cosa che bisogna costruire a Firenze per permettere a Firenze di avere un luogo dove possano essere prese le decisioni della Repubblica, una Repubblica che in quel momento si modella sulla Repubblica Veneziana. E come a Venezia c'è il grande salone a Palazzo Ducale, vi ricordate, dove si riunisce il consiglio degli ottimati veneziani, così a Firenze si costruisce questa enorme sala. L'architetto è il Cronaca, che soprattutto è responsabile del soffitto, complicatissimo da realizzare, perché è di legno su dimensioni così vaste, come una campata così gigantesca, era molto complicato. E si comincia a pensare anche alla decorazione del salone e la prima cosa che viene commissionata non sono le famose battaglie di Michelangelo e di Leonardo, ma è una grande pala di argomento sacro.
Qui vi faccio vedere una ricostruzione grafica tratta dal saggio di Wilde di cui vi parlavo prima. Questo è il pavimento, queste sono tre pareti proiettate sul piano, questa è la parete sinistra, quella est, vedete al centro c'è il seggio dove sedeva il gonfaloniere di giustizia, Pier Soderini in questo caso, due finestre ai lati e i due grandi spazi per le due battaglie di Leonardo e di Michelangelo. Dall'altra parte invece c'erano quattro finestre e al centro c'era una pala d'altare, era prevista una pala d'altare di argomento sacro. Sacro per così dire in realtà, perché se andiamo a vedere quello che rimane di questo dipinto, anche questo dipinto non è stato mai realizzato. Qui siamo di fronte a un progetto di cui praticamente non rimane più niente. Fu commissionato nel 1495 a Filippino Lippi l'esecuzione di una grande pala di argomento sacro. Poi Filippino Lippi muore nel 1504. Sì, 1504. Senza avere ancora compiuto l'opera, la commissione viene passata a Fra Bartolomeo. Fra Bartolomeo comincia a disegnare e a chiaroscurare questa grande pala, ma nel 12 la Repubblica Fiorentina cade, tornano i Medici e ovviamente questa pala non viene mai più completata. Oggi il dipinto è monocromo perché è incompiuto, si può vedere nel Museo di San Marco a Firenze ed è molto interessante perché ci fa capire che in questa sala tutte le opere d'arte avevano un significato politico. In questa pala d'altare monumentale di Fra Bartolomeo si vede al centro la Madonna col bambino circondata da una serie di santi, ma in grande evidenza si vede alle sue spalle la Sant'Anna. È una Sant'Anna Metterza, vedete anche questa, come quella di Masaccio e Masolino. È un tema che a Firenze era molto famoso, che ha molte occorrenze. Perché ha molte occorrenze a Firenze la Sant'Anna Metterza e la figura di Sant'Anna? Perché nel giorno della festa di Sant'Anna, il 26 luglio dell'anno 1334, era stato cacciato da Firenze il Duca d'Atene, che era un tiranno che si era impadronito, un signore che si era impadronito della città. E quindi quella data costituiva a Firenze, il giorno di Sant'Anna, una festa repubblicana, era la fondazione della Repubblica. Quindi evidentemente in questo dipinto mettere in evidenza Sant'Anna in questo modo voleva dire rappresentare una immagine sacra che però aveva anche un'immediata valenza politica. Era un modo per celebrare in qualche modo la nascita della Repubblica Fiorentina. Anche gli altri santi che si vedono in questa composizione sono tutti santi legati alla città di Firenze. Quindi in realtà, più che un'opera sacra, era un'opera politica questa, che doveva in qualche modo celebrare il luogo in cui avrebbe dovuto essere collocata. Che cos'è la battaglia di Anghiari? Dunque, noi sappiamo che nel 1440 è avvenuta questa battaglia tra le truppe, da un lato fiorentine e dall'altro le truppe milanesi. In realtà i fiorentini erano alleati di Roma, del Papa in quel momento, quindi le truppe erano per metà fiorentine e per metà papali. Dall'altra parte c'era un esercito milanese che aveva invaso la Toscana, ad Anghiari, vicino a Borgo San Sepolcro, si scontrano le truppe, la battaglia è abbastanza violenta, alla fine la cavalleria fiorentina riesce a prevalere e addirittura riesce a strappare le insegne, gli stendardi, le bandiere al nemico come segno di vittoria, di trionfo. Stendardi che poi verranno conservati, e tra l'altro verranno conservati proprio a Palazzo Vecchio, per rendersi conto dell'importanza simbolica di questi oggetti. Questa è
abbastanza ridicolo se vogliamo, plastico, che si trova ad Anghiari nel museino che questa cittadina ha fatto ovviamente per ricordare, per attirare qualche turista e per ricordare la battaglia di Anghiari, dove non c'è niente di Leonardo, come è evidente, ma dove in qualche modo si possono vedere delle ricostruzioni di questo tipo. La battaglia di Anghiari, che era ovviamente importante per Firenze, perché era una vittoria fondamentale su uno dei suoi nemici storici, quindi sui milanesi, era già stata celebrata nelle arti fiorentine, prima di Leonardo. Esiste infatti questa bellissima, non so se riuscite a vedere, forse no, coppia, ma forse ci sono troppe luci? Si riesce a spegnere un pochino? Forse vediamo un po' meglio. Proviamo un attimo. No, sono queste più che altro, qui sopra. Okay. Ecco. Sì, io non leggo più, ma insomma non importa. Ma tanto non ho bisogno ora. Poi se mai dopo se ho bisogno glielo dico. Ecco, perfetto, così. Perfetto. Alla National Gallery di Dublino esistono questi due bellissimi cassoni fiorentini di un pittore anonimo, è stato chiamato il maestro di Anghiari, come ora vedrete ovviamente perché, due cassoni nuziali, una coppia di cassoni nuziali, che rappresentano, quello sopra, la presa di Pisa, quando Pisa nel 1407 fu per la prima volta conquistata, dopo un lungo e drammatico assedio, dalle truppe fiorentine. Che sia Pisa, guardate, non c'è dubbio, c'è la torre pendente, vedete? Eccola qui. Questo campanile inclinato è la torre pendente. E, nel cassone inferiore di questa coppia è raffigurata invece la battaglia di Anghiari. E come vedremo tra poco, con lo stesso identico episodio che verrà scelto da Leonardo per il suo dipinto murale, cioè la lotta per lo stendardo. Pare, dagli studi fatti recentemente, che questi due cassoni siano stati fatti per un matrimonio della famiglia Capponi di Firenze. E Capponi, Pier Capponi, è stato proprio colui che ha, nel 1407, guidato le truppe fiorentine in questa campagna militare che hanno permesso appunto a Firenze di finalmente assoggettare Pisa. E a Pisa di, purtroppo, cadere sotto l'infamante dominio fiorentino. La cosa interessante è che nella famiglia Capponi si voleva evidentemente ricordare da un lato un avvenimento importante dove un membro della famiglia aveva svolto un ruolo significativo, la conquista di Pisa, e metterla a paragone, a confronto, con un altro avvenimento importante della storia fiorentina, cioè la vittoria sui milanesi ad Anghiari. Quindi Pisa e Milano, esattamente la stessa coppia di nemici che verranno riproposti nel salone del Gran Consiglio, il Salone dei Cinquecento. Anghiari per Leonardo, Cascina, cioè Pisa, per Michelangelo, come sapete tutti. Questa coppia di nemici storici era già stata in qualche modo enucleata in questa coppia di cassoni che si datano intorno al 1460-1470, quindi una quarantina d'anni prima rispetto all'intervento leonardesco. Guardiamo più da vicino il cassone con la battaglia di Anghiari. Come vi dicevo, vedete proprio qui al centro c'è una furibonda mischia di cavalieri e si vede che dominante è proprio lo stendardo dei nemici, quello col biscione visconteo di Milano, che viene piegato, perché viene chiaramente tirato da una parte e dall'altra, per essere in qualche modo preso dai fiorentini, e poi vediamo che quando l'armata fiorentina rientra in città in trionfo, lo stendardo dei nemici campeggia in testa all'armata fiorentina. Quindi vedete già in questa precedente leonardesco, importante perché è un'opera fiorentina,
era già stato in qualche modo enucleato dalla battaglia di Anghiari proprio il momento della lotta per lo stendardo, come, non come unico elemento, ma come elemento centrale della decorazione, vedendo in questo ovviamente un motivo simbolico di alto significato. Scusate questa brutta immagine, ma l'ho messa ugualmente, anche se non avevo un'immagine di buona qualità, perché mi serve per evocare anche il nome del committente, Pier Soderini, questo importante uomo politico fiorentino, che nel 1502 viene nominato gonfaloniere a vita, una sorta di doge della città di Firenze. Firenze era in un momento di difficoltà, perché la guerra con Pisa andava male in quel momento, si decide di dare... tutte le decisioni dovevano essere prese in queste sfibranti assemblee, si decide di dare più importanza, più potere nelle mani del Soderini, e il Soderini, appunto, appena nominato gonfaloniere di giustizia e gonfaloniere a vita, decide di dar vita a questa straordinaria decorazione del salone, convocando prima Leonardo e poi Michelangelo come esecutori di queste due grandi battaglie murali. Era una commissione di straordinaria ambizione. Pensate che le due battaglie, dalle ricostruzioni fatte della sala e delle pareti, dovevano misurare circa 7 metri d'altezza e 17,5 metri di lunghezza ciascuna, quindi circa 120 metri quadrati ciascuna. Erano due immensi murali giganteschi che avrebbero dovuto esaltare la gloria delle armi fiorentine e che dovevano in qualche modo funzionare come una specie di sostegno ideologico di quella che era la giovane, neonata e fragile Repubblica Fiorentina di quegli anni. Quindi era un'operazione artistica e ideologica al tempo stesso. Recentemente una importantissima scoperta avvenuta a Heidelberg, forse la più importante scoperta leonardesca di questi ultimi decenni, devo dire, è avvenuta in una biblioteca, questa scoperta, pensate, nel 2005, ristudiando gli incunaboli, cioè i libri a stampa quattrocenteschi della biblioteca universitaria di Heidelberg, un bibliotecario di Heidelberg si è accorto che su questo libro... Questa è un'edizione delle epistole familiari di Cicerone, pubblicata a Bologna nel 1477. Come molti libri antichi, anche questo Cicerone del 1477 presentava delle postille a margine, dei proprietari, che non si peritavano di postillare. Tra l'altro venivano lasciati apposta questi larghi margini per ricevere questo tipo di postille un tempo. Oggi non si fa, oggi i libri si rispettano maggiormente o si dovrebbero rispettare, io non ci riesco mai perché io scrivo sempre sui libri. Però nel 400, nel 500 era abbastanza pratica comune quella di postillare i libri. In questo caso le postille, quelle più antiche, sono di Agostino Vespucci. C'è scritto sul libro, quindi ne siamo certi che era appartenuto a lui, e Agostino Vespucci era un collaboratore di Machiavelli a Firenze ed era quindi un membro del comune fiorentino che lavorava per Pier Soderini. Era un rappresentante degli apparati del governo fiorentino, del comune di Firenze in questi anni. In una pagina di questo libro, laddove Cicerone sta parlando di Apelle, il grande pittore greco, e sta ricordando, dice, nunc ut Apelles veneris caput, eccetera, cioè sta ricordando un'opera famosa di Apelle, una Venere che Apelle aveva lasciato incompiuta. Aveva dipinto solo il caput e il torso e poi non aveva più potuto dipingere la parte inferiore. È un'opera celeberrima di Apelle. Accanto, come vedete, sul margine destro, c'è una postilla di Agostino Vespucci, che vi leggo, anzi che vi traduco, perché è di straordinario interesse. Dice: Apelle pittore, e poi postilla. Così, cioè come Apelle, Leonardo da Vinci ha fatto
fatto in tutte le sue pitture, come ad esempio la testa della Monna Lisa del Giocondo e come Sant'Anna, madre della Vergine. Cioè, cosa sta dicendo Agostino Vespucci? Che come Apelle non portava a compimento le sue opere, nel caso di questa Venere, così Leonardo da Vinci ha fatto in tutte le sue pitture, non le porta mai a compimento Leonardo, ha questo difetto in qualche modo, e come esempi viene citata la Gioconda e la Sant'Anna, due opere che sappiamo che Leonardo stava realizzando in quegli anni. Quando si è scoperta questa postilla è stato un fatto piuttosto clamoroso, perché c'era in qualche modo la conferma che nel 1503, quando appunto viene scritta questa frase, Leonardo stava dipingendo la Gioconda. È quindi un fatto molto importante per la cronologia di questo quadro, che è il quadro più famoso del mondo, come sapete. Ma andando avanti dice anche un'altra cosa interessante, il Vespucci. Dice Agostino Vespucci: vedremo, videbimus, cosa farà nell'aula del Gran Consiglio, sulla qualcosa già ha preso patti col gonfaloniere, ottobre 1503. È una postilla straordinariamente interessante, perché ci permette di dire con certezza che Leonardo nell'ottobre del 1503 già aveva preso accordi con Pier Soderini per dipingere la battaglia di Anghiari. È una scoperta molto importante, lo ribadisco, perché non siamo di fronte ad ipotesi in questo caso. Siamo di fronte ad un fiorentino che oltretutto conosceva di persona Leonardo, che ci dà la certezza che nell'ottobre del 1503 lui stava dipingendo la Gioconda, stava dipingendo una Sant'Anna e stava per iniziare i lavori per la battaglia di Anghiari. Quindi è un appiglio cronologico di straordinaria importanza per ricostruire la storia di Leonardo in questi anni, al di là dei miti, al di là delle ipotesi, al di là delle farneticazioni anche più o meno fantastiche degli storici dell'arte intorno a Leonardo. Ed è una scoperta avvenuta in una biblioteca, pensate, è davvero, devo dire, una postilla talmente straordinaria che viene quasi da pensare che sia falsa, ma non è falsa, perché la calligrafia e tutto ci dà la certezza che è perfettamente coeva alle altre postille che sono presenti in tutte le pagine di questo libro, di questo incunabolo. Guardiamo ora i disegni di Leonardo per la battaglia di Anghiari. Non abbiamo più il dipinto, quindi la prima cosa da guardare ovviamente è il corpus grafico di Leonardo. Ci sono una serie di disegni databili in questi anni, intorno al 1503, come questo meraviglioso disegno di Windsor, dove si vede che Leonardo, chiaramente per prepararsi al compito così importante, così straordinariamente significativo di dipingere questa grande battaglia nel salone più importante di Firenze, comincia a studiare il tema del cavallo in movimento, del cavallo in battaglia. Il cavallo era uno dei grandi temi della pittura di Leonardo negli anni del soggiorno a Milano, quando aveva progettato il grande monumento equestre per Francesco Sforza, ma ora, come vedete, questi cavalli si muovono nello spazio, cominciano a scalciare, ad agitarsi in delle mischie sempre più furibonde. Questo è un meraviglioso disegno a figura rossa, dove vedete contemporaneamente Leonardo prova più soluzioni per gli zoccoli anteriori, posteriori, per le zampe in movimento, per il muso del cavallo, e accennando solo in modo in modo molto leggero alla presenza del cavaliere abbarbicato, quasi come un centauro, sulla groppa di questo cavallo. È un cavallo quasi futurista, con questo movimento straordinario della testa, degli zoccoli, sembra il famoso cagnolino di Balla sul balcone, ma ovviamente non era questo il senso del disegno di Leonardo. È un senso dinamico, ma è per provare contemporaneamente 1, 2, 3, 10 soluzioni nello stesso disegno. Però si vede già da questi primi disegni che quello che lo affascina davvero è quest'idea di fondere uomo e animale,
cavaliere e cavallo in una sorta di vortice di violenza e di movimento. Vi faccio vedere anche un altro disegno molto interessante, anche questo è a Windsor. C'è un altro studio per un cavallo, qui non si vede, si vede solo appena appena accennato il cavaliere, ma quasi, quasi invisibile, e ci sono contemporaneamente su questo foglio due studi per un altro dipinto che chiaramente Leonardo stava cominciando a immaginare in questi anni, siamo intorno al 3, e cioè la Leda inginocchiata, che è una delle due versioni della Leda a cui Leonardo su cui Leonardo lavorerà per tanti anni, fino alla fine della sua vita praticamente. Due temi completamente antitetici. Da un lato la violenza, questa sorta di caos che travolge uomo e animale, dall'altro invece questa incarnazione delle forze primigenie della natura, del corpo femminile come origine, come matrice della vita, che viene a incarnarsi nel mito di Leda. Ci sono poi due celeberrimi disegni dell'Accademia, della Galleria dell'Accademia a Venezia, due fogli molto famosi. In questo primo si vede che Leonardo sta cominciando a mettere a fuoco dei gruppi di cavalieri, cavalli, fanti, che stanno lottando disperatamente, con una enfasi drammatica già quasi proto-barocca, sono disegni 1503, ma che ci fanno addirittura immaginare cose molto, molto lontane nel tempo. Ma la cosa che vorrei sottolineare in questo caso è come, vedete, Leonardo non rappresenta solo le figure, i cavalieri, i cavalli, i fanti, ma rappresenta anche quella confusione, quel caos, la polvere che si alza, i fumi delle esplosioni, il fango che avvolge le figure, che diventa in qualche modo un elemento fondamentale della battaglia. Nessun pittore aveva mai rappresentato, prima di Leonardo, la battaglia in un modo così caotico e inestricabile. Ci sono ovviamente dei passi molto belli, molto citati, a confronto, presenti nel Trattato della pittura, laddove Leonardo, negli anni milanesi, aveva cercato di insegnare per iscritto come si debba figurare una battaglia. Vi leggo alcune parole. Dice: la polvere mossa dal movimento dei cavalli e dei combattitori. Combattitori, quanto più fieno infro la turbulenza, meno si vedranno e meno differenza fia dai loro lumi alle loro ombre. Farai uomini morti, alcuni ricoperti mezzi dalla polvere e altri tutta la polvere che si mischia con l'uscito sangue, convertirsi in rosso sangue e vedere il sangue del suo colore correre con torto corso dal corpo alla polvere. E continua così, questa famosa pagina, dice: vedrai alcuni vincitori lasciare il combattere e uscire dalla moltitudine, nettandosi con le due mani gli occhi e le guance ricoperte di fango fatto dal lacrimare degli occhi per causa della polvere. Cioè, quello che impressiona in queste descrizioni della battaglia è che Leonardo non ha nessun interesse per rappresentare l'eroismo della battaglia, l'eroismo della guerra. Ma per lui quello che diventa interessante è quasi un'analisi scientifica della battaglia. La battaglia è un momento in cui l'uomo perde totalmente la sua umanità. In un altro passo, molto famoso, lui definisce la guerra una pazzia bestialissima. Per Leonardo la guerra, la battaglia, lo scontro militare è un momento in cui l'uomo diventa bestiale e pazzo al tempo stesso. Una pazzia bestialissima. E quindi quello che lo affascina è una cosa visiva, una cosa ottica. Queste figure in movimento che si vedono e non si vedono, perché la polvere, il fango, il fumo tende in qualche modo a nasconderle, e perché in questi scontri l'uomo perde totalmente il suo essere umano, la sua razionalità, la sua ragionevolezza, e decade a livello degli animali. E gli animali stessi, come i cavalli, vengono travolti da questo empito di violenza.
È un modo molto originale di pensare alla guerra, evidentemente, totalmente anti-ideologico, totalmente lontano da qualsiasi sospetto di voler esaltare una parte contro un'altra parte, evidentemente, dove tutti vengono travolti da questa ondata di violenza. C'è un altro disegno, sempre a Venezia, anche questo molto famoso, dove, come vedete, in primo piano sono rappresentati degli scontri fra fanti, studiando varie volte le stesse figure per variarne i movimenti, e poi in secondo piano, cioè una cosa importantissima, cioè il primo tentativo di Leonardo di mettere a fuoco il gruppo centrale, quello della lotta per lo stendardo. Come vedete, si vede lo stendardo, uno stendardo che sta svolazzando, un'altra asta che viene contesa, si vedono delle figure che stanno menando dei grandi colpi per cercare di impadronirsi di quest'asta, e si vedono appunto cavalli e cavalieri che vengono in qualche modo a fondersi in una sorta di grande nodo complessivo. È il primo disegno che abbiamo in cui Leonardo, vuol dire, focalizza in questo gruppo il centro della composizione. Poi abbiamo in questo corpus di disegni, che purtroppo non è molto vasto, sicuramente Leonardo avrà realizzato centinaia di disegni preparatori per la battaglia di Anghiari, non ne abbiamo neanche una decina probabilmente di conservati, ma molto famosi sono i due disegni di Budapest per due teste di due dei contendenti del gruppo dello stendardo. Questo, come vedremo, questa persona di una certa età, urlante, che rappresenta con ogni probabilità il capitano di Ventura che guidava l'armata milanese, cioè Niccolò Piccinino, un bellissimo disegno a matita nera, e l'altro, sempre a Budapest, che invece è un disegno a matita rossa, molto più sottile, molto più fine, e anch'esso un giovane, in questo caso urlante, che rappresenta la testa di uno dei due capitani che guidavano le truppe fiorentine, il fiorentino Ludovico Scarampo o il romano Pier Giampaolo Orsini, che capitanavano appunto le truppe romano-fiorentine in questo caso. Sono due studi chiaramente di eccezionale qualità, dove Leonardo studia ovviamente sul volto umano, come vedete, come se il volto umano fosse una mappa geografica che può svelare le passioni dentro alla figura, cerca appunto di studiare su questi volti disperatamente emozionati e urlanti l'effetto che lo scontro, la violenza, il rischio della morte provoca sull'essere umano. Questo è meno noto, ma molto interessante. Questo si trova a Oxford, alla Schmolian, è un disegno per la stessa testa che abbiamo appena visto, come vedete, questo è senza copricapo, questo invece ha il copricapo rosso che poi avrà nella composizione finale, Niccolò Piccinino. È un oggetto molto interessante perché è un disegno molto grande ed è forato nei margini. È quindi molto probabile che sia l'unico frammento conservato del cartone preparatorio che Leonardo aveva realizzato per la battaglia di Anghiari. Pensate che gli era stata messa a disposizione addirittura un'intera sala a Santa Maria Novella, nel convento di Santa Maria Novella, la sala del Papa, per realizzare il gigantesco cartone preparatorio. Pensate quanto era grande l'affresco, immaginatevi quanto doveva essere grande il cartone. Normalmente si dice che sia del cartone di Cascina sia del cartone di Anghiari non rimane nessuna traccia. È possibile, anche se non è certo, che questo frammento possa essere appunto un frammento dell'originario cartone leonardesco. C'è un elemento che stona in tutto questo, e cioè il fatto che questo disegno non ha la qualità dei due precedenti, come vedete, non c'è dubbio, è meno bello, ma c'è da dire che se lo si guarda attentamente ci si rende conto che questo disegno è tutto ripassato. Guardate com'è brutta la bocca, ad esempio, con queste labbra segnate in questo modo un po' grottesco, questi denti, questo modo di ripassare tutti i profili. Questo è un disegno probabilmente che era molto rovinato, che si era appassito col tempo, e
chissà quando, nel 600 o nel 700, qualcuno per vivacizzarlo un po' lo ha ripassato a matita nera, quindi abbassandone drammaticamente la qualità. Però è un oggetto che vedrete sarà sicuramente presente alle mostre di quest'anno, perché c'è una buona probabilità, essendo forato ed essendo delle dimensioni giuste, che possa essere un frammentino malconcio e rielaborato del mitico cartone originario della battaglia di Anghiari. Ci sono poi altri disegni di Leonardo, questo è un altro disegno, un altro foglio, sempre a Venezia, sempre all'Accademia, per quei gruppi che stanno lottando a piedi sotto alle zampe dei cavalli, come vedremo tra poco. Qui è lo stesso gruppo studiato tre volte, come vedete, con delle continue variazioni che rendono quasi illeggibile il gruppo centrale, mentre si leggono molto meglio i due laterali, come vedete. E poi c'è un altro interessante disegno, ancora conservato a Windsor, anche questo, che studia una parte completamente diversa della battaglia. Probabilmente una parte che si trovava a sinistra, a destra del gruppo dello Stendardo, dove si vedono arrivare delle truppe molto più tranquille, molto più serene, che stanno avvicinandosi per prendere parte alla battaglia, anche perché dobbiamo tenere presente, cosa che spesso si dimentica, che quello che noi conosciamo davvero della battaglia di Anghiari è semplicemente un particolare, il gruppo centrale, che non doveva certamente occupare i 17,5 metri dell'affresco originario. Ne occupava il centro, il cuore, ma sia a destra che a sinistra l'affresco doveva estendersi con altri gruppi di cavalieri che affluivano da un lato, o di fanti da un lato e dall'altro, e con un grande paesaggio che doveva in qualche modo comprendere tutto questo enorme gruppo di figure. Tenete un attimo a mente questo particolare, il più curioso. Si vedono cavalli di profilo che vanno da destra a sinistra e si vede un cavallo visto di tergo, diciamo così, con la coda sventolante, perché tra poco lo rivedremo comparire improvvisamente in un disegno. Per ricostruire la battaglia di Anghiari abbiamo i disegni di Leonardo e poi abbiamo ovviamente le copie coeve e le copie successive. Tra i primissimi a disegnare la battaglia di Anghiari di Leonardo c'è stato Raffaello. Questo è un bellissimo disegno di Raffaello, dove Raffaello studia più cose contemporaneamente, come vedete, una testa di vecchio molto leonardesca, una mano che tiene un libro stretto fra le dita, e qui sulla destra, girando il foglio, ora ve lo giro tra poco, un gruppo di cavalieri che è esattamente il gruppo che Leonardo aveva messo a punto per la battaglia di Anghiari. Eccolo qui, l'abbiamo girato di 45 gradi, come si fa col computer quando si clicca per girare le immagini. E vedete che questo gruppo corrisponde esattamente alle copie che già vi ho mostrato, che tra poco vi mostrerò, della lotta dello Stendardo. Ci sono quelli che stanno lottando per accaparrarsi la bandiera, le figure sotto gli zoccoli e tutta la scena che viene fedelmente ripresa da Raffaello in modo molto stenografico, molto rapido, ma chiaramente desumendolo, molto probabilmente direi da un disegno di Leonardo, perché qui lui sta copiando disegni di Leonardo. Raffaello, come sapete, arriva a Firenze nel 1504, quando Leonardo sta lavorando alla Gioconda, alla Sant'Anna e alla Battaglia di Anghiari e anche alla Leda. Raffaello, che era un uomo, un giovane ventenne di grande socievolezza, entra subito in buoni rapporti con Leonardo, ne viene fortemente influenzato, probabilmente ha modo di accedere alla bottega di Leonardo fiorentina, viene accolto da quest'uomo di un'altra età che gli mostra i suoi disegni e immediatamente ne fa uso, copia un profilo di Leonardo qui, una sorta di questi vecchi un po' caricaturali tipici degli anni milanesi, e poi girando il foglio copia un disegno con la battaglia di Anghiari. Guardate cosa c'è qui sopra. Questo c'è. Lo stesso cavallino di tergo che era presente in quest'altro disegno di Leonardo. Quindi evidentemente qui Raffaello ha avuto fra le mani due disegni di Leonardo, ne ha copiato interamente uno e poi ha ripreso, chissà perché,
gli faceva tenerezza questo cavallo, visto dalla sua parte meno nobile, per così dire, che lo, doveva averlo in qualche modo colpito per l'origine, anche per questa zampetta un po', vedete, sollevata, che rende un po' buffa questa figura leonardesca. E questo disegno è 1505, siamo in presa diretta, quindi siamo nel momento in cui Leonardo sta lavorando al cartone e sta cominciando a mettere mano alla parete della Battaglia di Anghiari. E Raffaello, come vedete, registra perfettamente, perché capisce che questa battaglia non è una battaglia, ma è la battaglia per eccellenza. Sta diventando un nuovo modo di concepire il tema antichissimo della battaglia equestre nella trasfigurazione così drammatica e così originale che Leonardo ne sta dando per questo dipinto, che in quel momento si poteva ancora pensare che sarebbe stato di lì a poco inaugurato e realizzato da Leonardo. In realtà le cose andarono diversamente, come sapete. Nel 1506 Leonardo abbandona Firenze, lascia a metà il compito. Le fonti, Vasari e altre fonti, parlano di problemi tecnici che sarebbero insorti, che avrebbero impedito a Leonardo di trovare la tecnica giusta per ottenere i risultati che voleva ottenere sul muro. Non è chiaro assolutamente né quale tecnica Leonardo avesse utilizzato. Alcune fonti parlano di una specie di encausto, cioè di una tecnica nuova, ispirata agli antichi, che doveva in qualche modo basarsi sul calore per far seccare rapidamente gli affreschi, che poi non erano affreschi, erano dipinti su muro. Comunque la cosa certa è che Leonardo va incontro ad un clamoroso fallimento, e come spesso avviene nel caso di Leonardo, questo fallimento, all'opposto di quello che avviene per Michelangelo, questo fallimento non lo spinge a insistere con ribadita energia, ma lo spinge ad abbandonare il compito. Nel 6 se ne va a Milano e abbandona Firenze praticamente per sempre. E quindi sul muro della grande sala, del grande salone, rimane la traccia di ciò che Leonardo aveva cominciato a dipingere, questo gruppo dello Stendardo. E poi rimaneva il cartone, ovviamente, che si poteva vedere a Santa Maria Novella, dove appunto Leonardo aveva messo a fuoco tutto il gruppo centrale del dipinto. La testimonianza più importante che abbiamo, quella più famosa, più riprodotta, più citata, della Battaglia di Anghiari, è questo straordinario disegno di Rubens. Questo è un disegno conservato al Louvre, davvero famosissimo. In realtà, anche qui ci sono delle puntualizzazioni da fare. Questo disegno viene sempre o quasi sempre riprodotto come un disegno di Rubens. Non è un disegno di Rubens. Non è solo un disegno di Rubens. Rubens aveva questa, che viene in Italia dal 1600 al 1608, aveva questa abitudine abbastanza bizzarra per noi oggi, non solo di disegnare ossessivamente dai grandi maestri italiani del 400 e del 500, sono centinaia i disegni di Rubens da Mantegna, da Leonardo, da Michelangelo, da Raffaello e così via, per imparare la maniera italiana, ma aveva anche un altro sistema, comprava disegni antichi e poi li ripassava. Li rubensizzava, li barocchizzava, li caricava di energia andandoci sopra con la biacca, con la matita, con la penna, come dire, rifacendoli alla sua maniera, ma su disegni più antichi. Questo, come è stato secondo me dimostrato, non è in realtà un disegno di Rubens, ma è un disegno antico, cinquecentesco, è una copia da Leonardo che Rubens ha comprato e che ha quasi completamente ripassato. Quindi quello che vediamo è lo strato di Rubens, ma la composizione è più antica, è due volte più antica, perché è stata fatta nel Cinquecento copiando la Battaglia di Anghiari di Leonardo. Ovviamente Rubens lo sapeva perfettamente che questa era una copia da Leonardo. Lui non poteva più vedere Leonardo, perché quando viene a Firenze, nei primi anni del Seicento, Leonardo non c'era più, c'era Vasari, c'era la sala come la vediamo oggi, ma le fonti e proprio Vasari nelle vite avevano talmente esaltato la bellezza e l'originalità della Battaglia di Anghiari che Rubens ovviamente va a cercare delle testimonianze grafiche come questa e poi le trasforma in qualcosa di suo ripassandole completamente, come vedete.
Ecco, spesso si dice, credo giustamente, anche se è un po' un'affermazione così, un po' rabdomantica, che questo disegno del Louvre è la testimonianza più efficace che noi abbiamo della battaglia di Anghiari di Leonardo, perché è quella che maggiormente coglie, rispetto a tutte le altre copie che ora vi mostrerò, questo empito incontenibile di violenza che travolge tutte le figure e che crea una sorta di quasi mostruoso nodo in cui teste, zampe, volti, braccia, armi si fondono in modo quasi inestricabile. Guardate questo gruppo qui centrale, impressionante. I due cavalli che incrociano gli zoccoli e i due musi che tendono quasi a fondersi, come una figura quasi mostruosa davanti ai nostri occhi, come se le due immagini si giustapponessero fondendosi l'una con l'altra. Sì, è vero, Rubens ovviamente riesce in qualche modo a cogliere proprio questo effetto che doveva essere uno degli elementi più impressionanti del dipinto, però ovviamente tutto questo viene riproposto in una chiave già ormai quasi barocca, come vedete, perché Rubens esaspera qualcosa che era presente nell'invenzione leonardesca. E la cosa bella poi è che Rubens, da grande... Rubens è una sorta di Picasso del Seicento, è un artista che tutto guarda, tutto vede, tutto divora e tutto trasfigura, è veramente impressionante come artista, e ha un catalogo di migliaia di opere, quindi ci sono delle analogie, da dire la verità, tra i due grandi divoratori dell'arte del passato. Immediatamente dopo aver studiato la battaglia leonardesca, Rubens dipinge delle opere come ad esempio, oltre che esiste anche una copia a colori della bottega di Rubens, ma questa è interessante solo per la resa cromatica così esasperata, come vedete. Dicevo, utilizza la battaglia di Anghiari per vari suoi dipinti, per questo bellissimo San Giorgio e il Drago, dove ovviamente vedete il cavallo e il cavaliere sembrano in qualche modo avere qualcosa ancora della forza quasi diabolica presente nel modello leonardesco. Questo è un dipinto che si trova a Napoli, a Capodimonte, eseguito da Rubens negli anni italiani, già pienamente barocco, come vedete. Oppure un altro dipinto bellissimo di Rubens è questo dipinto che si trova al Prado e che rappresenta la morte di Decio Mure, che è un episodio della storia romana repubblicana. Questo è un dipinto del 1617 circa, dove, come vedete, ancora una volta, in questa capacità di Rubens di fondere tutte le figure in una sorta di unica grande vortice, è evidente una riflessione molto originale sul modello leonardesco, che quindi viene rimesso, viene come dire, utilizzato e riattivato all'inizio del Seicento in questa nuova visione barocca della pittura. Ma torniamo alle copie da Leonardo. Esistono varie copie grafiche, piuttosto modeste, ma interessanti perché sono documentazioni di ciò che si vedeva sulla parete. Questo è un disegno degli Uffizi, questo è in collezione privata, ma sono molto simili. Quindi si vede che in qualche modo il gruppo era questo, c'erano i quattro cavalli, i quattro cavalieri, e poi sotto agli zoccoli queste altre figure, due che stavano lottando e uno che stava cercando di scappare verso sinistra. Sono come delle testimonianze archeologiche che abbiamo in questo caso per ricostruire una cosa che è perduta. Ma esiste anche una copia, devo dire bruttissima, ma interessante perché ha colori, al Museo Horn a Firenze, sempre con lo stesso identico gruppo, come vedete. Ma le testimonianze più importanti che abbiamo sono un'incisione di metà Cinquecento, questa è un'incisione di un pittore lucchese, Lorenzo Zacchia o Zacchia che dir si voglia, il giovane che nel 1558, quando il Vasari ancora non era intervenuto nella sala, incide e quindi diffonde ovviamente dappertutto la conoscenza del gruppo, appunto, della lotta dello Stendardo. Non è certo un capolavoro questa incisione, ma è importante perché è l'unica incisione cinquecentesca che diffonde fuori Firenze e anche fuori d'Italia la conoscenza di questa battaglia. Tra l'altro l'iscrizione è abbastanza discussa perché si dice ex tabella propria Leonardi Vinci Manu Picta.
Cioè, come se questo dipinto, questa incisione fosse tratta da una tabella dipinta propria mano, cioè dalla sua mano, da Leonardo da Vinci. E siccome tabella è un modo un po' strano per definire un affresco, un dipinto murale, alcune persone hanno pensato, secondo me non molto credibilmente, che questa incisione sia stata tratta da un dipinto preparatorio di Leonardo, che Leonardo avrebbe fatto per provare l'effetto del grande dipinto murale. Non è certo. Comunque l'incisione è importante, ovviamente, per la diffusione del motivo. E poi, come vi dicevo, le due copie più importanti sono la cosiddetta tavola Doria e la molto simile tavola conservata a Palazzo Vecchio. La tavola Doria oggi è agli Uffizi, è in deposito da parte di un museo giapponese che l'ha messa in deposito agli Uffizi, e la tavola Doria, l'altra tavola, si trova invece a Palazzo Vecchio. Sono due dipinti, e la tavola Doria recentemente ha rischiato anche di essere, come dire, elevata di qualità da alcuni studiosi che l'hanno ritenuta un possibile autografo di Leonardo. È una sciocchezza, evidentemente, basta vedere l'originale per rendersi conto che è una copia, molto ben fatta, ma una copia di ciò che si vedeva sul muro. Ed è interessante questa copia, perché, come vedete, è una vera e propria copia archeologica, dove c'è un pittore ha chiaramente dipinto ciò che si vedeva sul muro, rendendo evidenti sia le parti mancanti, come gli zoccoli del cavallo, sia accennando, guardate qui, alle figure che erano state solo iniziate, tracciate a Sinopia e non dipinte da Leonardo. Il gruppo era dipinto, la quarta figura di destra non era ancora dipinta, come vedete, e la figura sotto agli zoccoli era solo iniziata, evidentemente. È davvero quasi una sorta di, scusate la parola, una fotografia, quindi fatta per documentare qualcosa, di cui forse si sapeva anche che era destinata a perire, perché ovviamente quando Vasari mette mano alla sala tutto questo non si sarebbe visto più, e quindi vengono eseguite questa e la successiva due copie che cercano in qualche modo di mettere un'immagine, un ricordo di questa ormai mitica battaglia leonardesca. Se le confrontiamo ci rendiamo conto che c'è una straordinaria analogia. Nella seconda copia scompare la figura sotto gli zoccoli di sinistra, probabilmente perché non era compiuta, quindi non viene ripetuta, ma vedete, l'interruzione degli zoccoli del cavallo è esattamente identica, così come la resa quasi fantasmatica della figura di destra è molto simile nei due casi. Quindi davvero credo che possiamo, come dire, con una certa fiducia, utilizzare queste due tavole, che pur non sono di qualità eccezionale, ma sono interessantissime, preziosissime, per avere in mente che cosa si vedeva sulle pareti del Salone del Gran Consiglio fino al 1563, quando poi Vasari mette mano alla sala, trasformandola completamente. Gli storici dell'arte moderni hanno tentato di ricostruire graficamente l'aspetto originario della battaglia di Anghiari, un po' come si fa con i dipinti antichi. Gli archeologi sono abituati a fare questo, quando ricostruiscono Polignoto, ad esempio, sulla base dei crateri attici a figure rosse, in modo più o meno fantastico, e ovviamente basandosi sulle descrizioni di Pausania. Questo procedimento ricostruttivo, dove chiaramente la fantasia ha sempre un largo margine di libertà, ha portato a delle ricostruzioni molto diverse, che ovviamente ci mettono anche in guardia dal credere troppo a questo procedimento ricostruttivo. Questa, ad esempio, è una ricostruzione grafica realizzata sotto la guida di uno storico dell'arte inglese che si chiama Gould, negli anni 50 del Novecento, dove, come vedete, al centro c'è il gruppo dello stendardo, e poi a destra e a sinistra ci sono altri gruppi di cavalieri che stanno avvicinandosi alla mischia centrale, e molte di queste figure sono basate evidentemente su disegni di Leonardo, che però vengono montati in un modo abbastanza
come dire, abbastanza fantastico, perché non potremo mai sapere esattamente come Leonardo aveva immaginato questa composizione. Vi mostro un'altra ricostruzione più recente, questa è stata pubblicata nel catalogo della grande mostra sui disegni di Leonardo fatta una ventina d'anni fa al Metropolitan Museum di New York, dove, come vedete, il gruppo dello stendardo è passato in secondo piano. In primo piano ci sono quegli omini che stavano combattendo in uno dei disegni di Venezia. Sulla destra si vede il disegno di Windsor col cavallino di Tergo, e sulla sinistra un altro disegno che non vi ho mostrato per ricostruire la parte mancante. Ovviamente quello che si vede è una cosa abbastanza penosa, devo dire, e abbastanza puerile, che ha molto poco a che fare col genio di Leonardo, che però ci serve, se serve a qualcosa, può servire per farci rendere conto di quanto fosse enorme questo dipinto e di quanto, tutto sommato, il gruppo centrale che noi conosciamo ne costituisse solo un dettaglio di fronte ad una scena che doveva essere enormemente più corale e più estesa, sia a destra e a sinistra, sia in profondità, con chiaramente un grande paesaggio che doveva in qualche modo estendersi sul fondo. Un altro problema interessante è, ovviamente, di fronte ad un'opera di questa straordinaria originalità, il problema delle fonti, che è un problema che assilla sempre noi storici dell'arte, forse troppo, a dir la verità. Cioè, cosa avrà visto Leonardo? Quali battaglie del passato l'avranno affascinato? Dove avrà tratto spunto? Da quali opere antiche o moderne per inventare una composizione così originale? È una domanda tipica, è un diavoletto che tormenta la mente degli storici dell'arte. È una domanda che gli artisti non possono tollerare, come sapete. Se avete avuto mai frequentazione di artisti viventi, quando si va a chiedere agli artisti: ma tu cosa hai guardato per questo? Niente. Sempre. Non ci sono mai fonti. Gli artisti sono sempre vergini. Noi sappiamo, ovviamente, che non c'è nulla mai di vergine sotto il sole nel campo della storia dell'arte, e che ogni opera d'arte ha delle fonti, in realtà. Tutte le opere d'arte, anche le più rivoluzionarie, le più sconvolgenti, partono da una memoria di altre opere d'arte. È un po' come nella letteratura, no? Ogni verso che viene scritto ha a monte infiniti altri versi che riecheggiano, consciamente o inconsciamente, questo è da vedere. Ora, per la battaglia di Anghiari e per Leonardo in generale, il problema delle fonti è molto complicato, perché Leonardo è un artista che nasconde le proprie fonti. È un po' come Michelangelo. È difficile capire quando Michelangelo guarda Donatello, quando guarda Masaccio, quando guarda Giotto, quando guarda i modelli antichi, perché il livello di trasfigurazione di questi grandi geni è talmente forte che le fonti vengono quasi sempre dissolte. Non che non vengono utilizzate, ma vengono totalmente, come dire, ridigerite dall'artista e trasformate in modo talmente forte che non riusciamo più in qualche modo a trovarne delle tracce. Non ci sono calchi, non ci sono citazioni letterali in Michelangelo, quasi mai, e in Leonardo, quasi mai neanche in Leonardo. In Raffaello ce ne sono molte di più, ad esempio. Abbiamo per fortuna dei disegni ogni tanto, ci sono le copie di Michelangelo da Masaccio, da Giotto, famosissime, che ci dicono che anche lui aveva studiato, ovviamente, come tutti. Per la battaglia di Anghiari è un caso molto complicato, perché se uno guarda alla tradizione delle battaglie quattrocentesche fiorentine, non si trova nessun elemento che ci aiuti. Il cassone che avete visto prima ha lo stesso soggetto, ma non ha nessun reale rapporto con il dipinto di Leonardo. Le celeberrime, le più famose battaglie del 400 fiorentino, quelle di Paolo Uccello, sono lontane anni luce da Leonardo. Anzi, direi che siamo proprio all'antitesi rispetto a Leonardo stesso. Alcuni studiosi hanno proposto, tra le possibili fonti, ve lo mostro anche se non ci credo fino in fondo, anzi, ci credo così così, a dire la verità, un sarcofago antico che oggi si trova agli Uffizi, molto famoso, e che rappresenta il mito di Fetonte. Quindi non è una battaglia, è un sarcofago mitologico di tema ovidiano dove viene rappresentata
il momento cruciale del mito di Fetonte, il momento in cui Fetonte, poveretto, è stato colpito dal fulmine di Zeus, sta piombando a terra, anzi nel fiume, nell'Eridano, e il carro su cui lui guidava, il carro del sole, è esploso sotto i suoi piedi e i cavalli, che sono da immaginarsi per aria, stanno in qualche modo creando un effetto quasi di volteggio aereo. È un sarcofago che Michelangelo guardò sicuramente quando realizzò negli anni 30 del Cinquecento i celeberrimi disegni per Tommaso de Cavalieri sul mito di Fetonte. Questo sarcofago si trovava in origine, oggi agli Uffizi, ma nel Cinquecento e nel Quattrocento si trovava a Roma ed era murato, ne siamo certi, sulla scalinata che porta tutt'oggi, anche se i sarcofagi non ci sono più, a Santa Maria in Araceli, sul Campidoglio. È un luogo molto celebre, molto famoso, dove c'erano tutta una serie di sarcofagi murati lungo la cordonata della scalinata per decorare questa salita che portava a questa importantissima basilica romana. Dunque, Leonardo era stato a Roma nel 1501, siamo certi, e quindi probabilmente aveva visto questi sarcofagi, anche perché c'è un altro disegno di Leonardo famosissimo, quello con il Nettuno, che deriva proprio da uno di questi sarcofagi dell'Araceli. Ora, se guardiamo la parte centrale del sarcofago degli Uffizi, c'è un elemento che in qualche modo ci colpisce, cioè al centro, vedete, c'è il corpo di Fetonte che sta cadendo a testa in giù, come se fosse un tuffatore che sta compiendo un bellissimo tuffo davanti ai nostri occhi, e poi al centro ci sono questi cavalli, e soprattutto due cavalli che stanno scontrandosi violentemente l'uno contro l'altro, come vedete. Ecco, secondo alcuni studiosi, Leonardo avrebbe tratto da il motivo dello scontro dei cavalli, che è uno dei motivi fondamentali della battaglia di Anghiari, da questo sarcofago. Io devo dire che questo rapporto lo reputo possibile, non probabile. Il grado di trasformazione di questo motivo da qui a qui è talmente forte che non siamo di fronte ad un elemento di prova in questo caso, siamo di fronte ad una possibilità, ma non siamo certi che proprio da questo sarcofago Leonardo abbia avuto, che guardando e ammirando questo bellissimo quasi araldico confronto di cavalli scolpito all'interno del sarcofago di Fetonte, Leonardo abbia elaborato l'idea così drammatica e così violenta della battaglia di Anghiari. È una possibilità, ma che rimane appunto nel campo delle possibilità. In realtà esiste una gemma che oggi si trova a Napoli, ma che nel 400 si trovava a Firenze, nella collezione di Lorenzo de' Medici, che Leonardo potrebbe aver visto, perché noi sappiamo dalle fonti che da giovane aveva frequentato l'ambiente laurenziano, era stato un giovane pittore sostenuto e incoraggiato dal grande Lorenzo de' Medici, che lo aveva portato nel suo giardino di San Marco e quindi probabilmente gli aveva anche mostrato le gioie, i cammei, le monete collezionate a Palazzo Medici. Ora guardate una cosa curiosa in questa gemma, che non è antica, è pseudo-antica. È una gemma quattrocentesca fatta per assomigliare ai cammei antichi. Il gruppo centrale dei due cavalli è tutto ripreso in modo molto fedele dal sarcofago, quindi è copiato dal sarcofago dell'Araceli, ma i due cavalli sono un po' diversi, guardate. Il cavallo superiore abbassa il muso e sembra quasi mordere quello inferiore. Un altro piccolo indizio che ci potrebbe spingere, con un'enorme cautela, a pensare che Leonardo avesse tenuto presente non tanto il sarcofago, o non solo il sarcofago dell'Araceli, ma in particolare questa interpretazione pseudo-antica di quel sarcofago, dove i due cavalli sono ancora maggiormente compressi l'uno contro l'altro, dove sembra davvero che stiano lottando e scontrandosi, diversamente che nel sarcofago. Comunque, in questo caso, non ho soluzioni da proporre, ovviamente, è una possibilità che rientra, ovviamente, nel grande problema
che qui non voglio toccare, del rapporto che Leonardo ha con l'arte antica e con i modelli classici, che è un problema particolarmente difficile e sfuggente. C'è invece un altro argomento che mi sembra interessante, che è quello degli echi che la battaglia di Anghiari ha avuto nella pittura contemporanea italiana degli anni immediatamente successivi a Leonardo. Una delle primissime reazioni alla battaglia di Anghiari, ve la faccio vedere perché non è tanto nota, ma è molto interessante, si trova a Monte Oliveto Maggiore, in questa abbazia, dove c'è questo straordinario ciclo di affreschi, opera di Signorelli e di Sodoma, con storie di San Benedetto. È un posto strepitoso dove andare, dove portare anche gli studenti, perché è un intero chiostro, tutto affrescato, a fine 400 da Signorelli e nei primissimi anni del 500 dal Sodoma, con 45 storie affrescate e con delle bellissime e modernissime rappresentazioni di grottesche sui pilastri che separano una storia dall'altra. È un grande ciclo pittorico, non tra i più noti della pittura italiana. In uno di questi affreschi di Sodoma, eseguiti a partire dal 1505, quindi praticamente in contemporanea con l'esecuzione della battaglia di Anghiari, quello che rappresenta la distruzione di Monte Cassino, si vede un gruppo di soldati che stanno combattendo, che hanno delle espressioni, dei volti, guardate questo, con lo stesso identico cappello del Niccolò Piccinino, questo urlante che ricorda di nuovo le figure del gruppo della battaglia di Anghiari, addirittura questi due soldati che stanno lottando per un'asta, di una bandiera, quindi anche qui c'è una lotta per lo stendardo, dove si capisce in modo molto chiaro che il Sodoma, che chiaramente doveva essere passato da Firenze, ha immediatamente capito, ha immediatamente ripreso l'originalità della battaglia di Anghiari, adattandola a un tema diverso come questo, un tema appunto legato alle storie di San Benedetto, ma dove in qualche modo la modernità dello scontro che si vede è chiaramente dedotta dal modello leonardesco. Questo, come dire, cronologicamente è la prima ripresa, quasi in tempo reale, di ciò che Leonardo stava facendo a Palazzo Vecchio. Un'altra molto interessante si trova in Spagna, a Valencia. Questa è una flagellazione di Cristo, come vedete, opera di questo pittore valenciano che si chiama Fernando Laños. Questo pittore, pensate, era stato in Italia nei primi anni del Cinquecento e aveva avuto la fortuna di essere assoldato da Leonardo tra coloro che dovevano aiutarlo a dipingere la battaglia di Anghiari. E poi se ne torna in Spagna a un certo punto, nel primo decennio, dipinge tante cose in Spagna, chiaramente in stile italiano, e più volte nelle sue opere cita, si ricorda degli insegnamenti di Leonardo. Guardate in questa flagellazione la figura di sinistra, con questo cipiglio come sempre urlante, è chiaramente ripreso dalle teste della battaglia di Anghiari. Ma la cosa più divertente, che vi mostrerò tra poco, è che questa figura di spalle, in cui si vede la spalla e il braccio piegato e poi l'altro braccio che sta fustigando Cristo, è una citazione assolutamente perfetta di una figura della battaglia di Cascina, di Michelangelo. Cioè lui che era a Firenze, a Palazzo Vecchio, si porta in Spagna ricordi visivi delle due grandi battaglie fallite, perché nessuna delle due verrà realizzata, come sapete, e li utilizza montandole una accanto all'altra per rendere italiana, cioè moderna, la scena antichissima della flagellazione di Cristo. Non è un gran pittore, come vedete, anzi, si potrebbe anche essere un po' critici sull'uso della prospettiva in questo dipinto, ma è di straordinario interesse perché è in questo momento che cominciano ad arrivare in Spagna notizie freschissime di ciò che si stava facendo in Italia in quel momento. L'Italia era come Parigi nel Novecento, ovviamente, in quel momento. Portare queste novità era come dire portare le cose più straordinarie che si erano appena pubblicate in quel momento a Firenze o a Roma e portarle in una terra come la Spagna, che era desiderosa di apprendere la maniera moderna, per usare i termini vasariani.
Ancora, sempre per tornare ai miti leonardeschi, sapete che nelle fonti viene ricordato più volte, quasi finito, viene ricordato più volte che Leonardo era stato un grande scultore, oltre che un grande pittore. Siamo certi che Leonardo aveva eseguito opere di scultura. Negli anni milanesi l'opera più importante che lui cerca di realizzare è il monumento equestre per Francesco Sforza. Poi non ci riesce, ma aveva realizzato un cavallo alto 7 metri, che poi non riesce a fondere, ma comunque aveva lavorato fortemente nel campo della scultura. Come sapete, oggi non c'è nessuna scultura che sia certamente attribuibile a Leonardo. L'8 marzo, quando inaugurerà la mostra di Verrocchio a Palazzo Strozzi, andremo tutti, credo, non tutti l'8 marzo forse, a vedere questa mostra, e lì ci sarà una Madonna del Vittorio and Albert, bellissima, devo dire, che Francesco Caglioti, uno dei più grandi esperti di scultura rinascimentale e presto professore in questa scuola, ha attribuito a Leonardo. Questa attribuzione verrà chiaramente accolta e negata, non so in che percentuale, dagli studiosi di Leonardo, ma avremo modo di giudicarla. Però è un'attribuzione, non c'è nessuna firma, nessuna certezza. Uno degli oggetti plastici che maggiormente ha incontrato fortuna nel campo dell'attribuzione leonardesca è questo cavaliere, anche questo è a Budapest, come le due teste, i due disegni che vi ho mostrato prima, un bronzo bellissimo, che ovviamente ricorda molto le figure della battaglia di Anghiari, come vedete. E secondo alcuni studiosi questo bronzo è di Leonardo. Ma in realtà è ormai piuttosto assodato, per motivi attributivi, che questo bellissimo bronzo debba rientrare nel catalogo di uno scultore che era stato amico di Leonardo, che aveva collaborato con Leonardo, e che si chiama Giovan Francesco Rustici, l'autore del bellissimo gruppo del Battesimo di Cristo che si trovava sul Battistero di Firenze, oggi è dentro al Museo dell'Opera del Duomo. Il Rustici, che è un bellissimo scultore, di primo Cinquecento, come dicevo, amico di Leonardo, non solo probabilmente ha plasmato il modello di questo bronzo, di questo cavaliere così leonardesco, ma ha realizzato dei veri e propri omaggi alla battaglia di Anghiari in una serie di terracotte, ce ne sono 6 conservate, questa qui di sinistra, se non ricordo male, è quella conservata al Bargello a Firenze, in cui, come vedete, ha tradotto plasticamente le idee che Leonardo aveva messo a punto nel disegno e nella pittura per la battaglia di Anghiari. C'è questo scontro, davvero una sorta di gorgo, di vortice senza fine, in cui cattivi e buoni, i contendenti che si confrontano, i cavalli, tendono in qualche modo a fondersi in questa sorta di rappresentazione quasi mostruosa della guerra. Guarda, addirittura qui c'è un dettaglio straordinario: il caduto sotto gli zoccoli del cavallo sta mordendo un piede del cavaliere. Sta per morire, ma ancora ha un empito di rabbia che lo spinge in qualche modo a mordere un'estremità del vincitore. Sono idee leonardesche, evidentemente, che vengono in modo molto originale tradotte a 3 dimensioni, plasticamente, e che sono proprio degli omaggi molto chiari, molto evidenti, al grande dipinto che Leonardo aveva iniziato e poi abbandonato a Palazzo Vecchio. Si datano intorno al 1510 circa, quindi anche questi sono degli echi immediati della battaglia di Anghiari a Firenze. Ancora un'ultima della conclusione. Un'ultima osservazione. Come sapete, nel 1504, cioè l'anno dopo rispetto alla commissione di Leonardo, Pier Soderini, che probabilmente stava cominciando a perdere fiducia sulla rapidità di Leonardo e sulla sua capacità di portare a buon fine questa commissione, decide di commissionare, siamo nell'estate del 1504, a Michelangelo un'altra battaglia, la battaglia di Cascina, che è una battaglia che si era sviluppata nel 1364 e che aveva visto le truppe fiorentine vincere
uno scontro bellico contro i pisani, per l'appunto. Quindi di nuovo Pisa e Milano, come nei due cassoni che abbiamo visto in precedenza. Le due battaglie avrebbero dovuto, secondo la ricostruzione di Wilde, che io condivido, decorare, vedete, le due grandi pareti che si trovavano a sinistra e a destra del seggio, del gonfaloniere. E quindi dovevano in qualche modo creare un dittico straordinario nella mente di Pier Soderini e dei fiorentini di quel momento. Leonardo nel 1506 abbandona Firenze e lascia perdere questa commissione. Michelangelo realizza il cartone e poi anche lui nel 1506 viene chiamato a Roma da Giulio II e non riesce più a mettere mano, anzi nel 1505 viene chiamato a Roma e non riuscirà più a mettere mano veramente alla realizzazione della battaglia, quindi rimarrà solo un cartone anche in quel caso, gigantesco, importantissimo, copiatissimo dagli artisti fiorentini. Sono due opere fondamentali per gli esordi della maniera moderna a Firenze, pensate a Pontormo, a Rosso Fiorentino, e quanto abbiano guardato e studiato questi modelli, ma che in qualche modo poi vengono nel tempo distrutti e di cui non rimane più quasi nulla. Il cartone di Michelangelo lo conosciamo attraverso questa bellissima copia conservata a Holkham Hall, opera di un amico di Michelangelo, Aristotele da San Gallo, che copia in chiaroscuro, a monocromo, quindi chiaramente davanti al cartone, il gruppo centrale della battaglia di Cascina, dove, come sapete, Michelangelo aveva rappresentato il momento cruciale in cui i fiorentini, che stavano facendo un bagno in Arno, perché c'era un caldo tremendo quel giorno e quindi i soldati si erano spogliati e stavano rinfrescandosi nelle acque dell'Arno vicino a Cascina, vengono a sapere improvvisamente, ci sono dei messi che annunciano che si sta avvicinando all'esercito pisano, quindi escono furiosamente dall'acqua, si rivestono, riescono a sconfiggere i pisani e riescono a ottenere questa importantissima vittoria. Michelangelo sceglie di rappresentare al centro della composizione, anche questo è un affresco che doveva chiaramente svilupparsi in orizzontale, quindi ci dovevano essere molte altre cose a destra e a sinistra, ma al centro si vedeva la scena dell'uscita dei soldati seminudi dalle acque, quella che le fonti cinquecentesche definiranno una palestra di nudi. Oltre alla grisaille, al monocromo di Aristotele da San Gallo, abbiamo anche in questo caso dei disegni di Michelangelo, ve ne mostro due soli, straordinari entrambi, il nudo di schiena di Casa Buonarroti e il nudo di fianco, quello della flagellazione di prima, vi ricordate, conservato al British Museum a Londra. Disegni di strepitosa potenza plastica, ma se mettiamo a confronto le due battaglie, ci rendiamo conto che i due artisti, in questo caso, avevano ingaggiato una gara di straordinaria forza e di straordinaria anche violenza. Cioè, è difficile immaginare due battaglie più diverse di queste. Da un lato, una battaglia in cui è la violenza efferata, bestiale, pazzesca della guerra a essere rappresentata, in questo vortice di figure, in movimento. Dall'altra, una battaglia che è una non battaglia, dove viene rappresentato l'antefatto della battaglia. Una scena, se vogliamo, quotidiana, anche un po' banale, dei nudi che escono da un fiume, che stanno cercando di rivestirsi affannosamente, in cui il dramma non c'è, in cui il dramma è rimandato a un momento successivo. Da un lato una scena di esplosivo dinamismo, in cui tutte le figure vengono in qualche modo avvolte quasi in una unica grande immagine, dall'altra una scena che sembra davvero una palestra, in cui ogni figura è una statua singola, studiata singolarmente una per una, in questa grande giustapposizione di nudi. È evidente che quello che avviene e quello che avrebbe dovuto avvenire a Palazzo Vecchio era una gara, una contesa, una sorta di braccio di ferro tra due giganti, Leonardo e Michelangelo, che si sfidano
sul tema di come interpretare modernamente una battaglia e danno due soluzioni che sono totalmente antitetiche, come vedete. Da un lato puntando tutto sull'anatomia, sull'effetto scultoreo delle figure, come avete visto, e dall'altro invece rappresentando questa fusione di elementi, il paesaggio, la polvere, il fango, gli animali, i cavalli, i contendenti, che si fondono in modo quasi inestricabile. Se i due dipinti fossero stati realizzati, avrebbero in qualche modo non solo rappresentato una sorta di Cappella Sistina dell'arte toscana, evidentemente, ma avrebbero rappresentato, forse nel modo più chiaro possibile, quella profonda antitesi che si crea fra il michelangiolismo e il leonardismo all'inizio del Cinquecento. Quindi una sorta davvero di grande contesa che era stata immaginata da questo geniale committente, perché Pier Soderini è un committente geniale, geniale anche coraggioso e anche sfortunato, se vogliamo. Perché coraggioso? Perché Michelangelo non aveva mica mai dipinto nulla fino a quel momento. Cioè, viene commissionato a Michelangelo un dipinto di 17 metri per 7 ad un pittore che non aveva mai messo mano praticamente a un dipinto murale. Quindi era una scommessa straordinaria che si basava tutta sulla genialità di Michelangelo, dimostrata dal Davide, ma quella era una scultura, era un'altra cosa ovviamente. E Leonardo? Beh, Leonardo certo che era un pittore, ma era un pittore celebre, come avete visto, perché non finiva mai nulla. Quindi era una scommessa molto azzardata quella che viene fatta da Pier Soderini. Probabilmente quello che lo affascinava era creare questa competizione, sperando che la competizione fosse una molla, non solo per dare il meglio, ma anche per riuscire a portare a compimento questa straordinaria commissione. C'è però un altro elemento che volevo sottolineare, poi mi avvio davvero alla conclusione. C'è un elemento che però apparenta le due scene. Non formale, perché formalmente sono antitetiche, ma iconografico. E qual è questo elemento? Il fatto che entrambe queste battaglie rifiutano l'ideologia. Cioè, pensate un attimo al povero Pier Soderini. Aveva commissionato due battaglie per rappresentare il trionfo delle armi fiorentine sui loro nemici storici, Pisa e Milano. Si trova di fronte a due immagini che rappresentano l'opposto, tutte e due, in modi diversi. Leonardo rappresenta una pazzia bestialissima, in cui la guerra viene rappresentata come una cosa terrificante, mostruosa, in cui davvero non si riescono più neanche a riconoscere vinti e vincitori. Lo dico perché Vasari, quando descrive il gruppo dello Stendardo, si confonde. Lui stesso, Vasari, che aveva davanti a sé i resti del dipinto, scambia i vincitori per i vinti. Questo per dirvi quanto era difficile, probabilmente, in questo caotico turbine di figure, distinguere il bene e il male, i buoni e i cattivi, i vincitori e i vinti, quello che in una battaglia ideologica andrebbe sempre rappresentato come fondamento del dipinto. Quindi a Leonardo non interessava affatto esaltare Firenze, interessava rappresentare la guerra come una pazzia bestialissima, quindi in un modo antimilitaristico, diciamo. E Michelangelo, similmente, addirittura Michelangelo rappresenta una battaglia che è una non battaglia. Il centro della sua scena era una palestra di nudi in cui lo poteva dare libero sfogo alla sua straordinaria capacità nella resa del nudo eroico anatomico, tipo il David, ma come dire, non rappresentando quello che è il fondamento di ogni battaglia, cioè la vittoria, il trionfo dei giusti sugli ingiusti, in questo caso dei buoni sui cattivi, dei fiorentini sui pisani. Ecco, in questa interpretazione antimilitaristica, non posso dire pacifistica perché sarebbe un'esagerazione moderna, ma sicuramente antideologica, in questo contraddire anche i desideri del committente, c'è un ulteriore elemento di straordinaria originalità in questa commissione che, pur essendosi perduta nel tempo, merita tutti i nostri sforzi per ricostruirla. E l'ultima immagine che ho messo anche un'altra immagine, scusate, continuo a dire che ho finito e continuo a rimandare. In realtà, questo braccio di ferro fra Leonardo e Michelangelo, quando andiamo nel Salone dei Cinquecento,
se guardiamo bene, lo vediamo ancora un pochino accennato, perché su una parete a sinistra Vasari, come avete visto all'inizio, ha rievocato la battaglia di Anghiari. Sulla parete destra i Medici hanno voluto che fosse collocato sotto ai dipinti di Vasari la vittoria di Michelangelo. Quindi in qualche modo queste due presenze, un po' questi due fantasmi che aleggiano nella sala, sono ancora presenti nel Salone dei 500. E ovviamente un tema che non ho modo di sviluppare, ma che sarebbe bello sviluppare, sarebbe in qualche modo seguire nei secoli la fortuna che queste due battaglie, pur perdute, hanno avuto attraverso le copie, le incisioni, le riprese. E la fortuna nel 500, nel 600, nel 700, fino ai giorni nostri. Vi mostro solo un'immagine che ho trovato un po' per caso l'altro giorno, spippolando come si fa ormai su Google. Guardate questo dipinto. È un dipinto di Delacroix, 1860. Si chiama La zuffa dei cavalli berberi. È conservato a Parigi al Louvre. È un dipinto che rappresenta un eco del viaggio famoso che Delacroix fece in Marocco, no? Le donne di Algeri e così via. Ma i due cavalli che si stanno azzuffando, che si stanno mordendo violentemente l'uno con l'altro, risuona ancora una volta, a distanza di centinaia d'anni, un eco della grande invenzione di Leonardo. Bene, grazie. Ovviamente se avete domande, curiosità, qualsiasi cosa, sono qui, quindi ne possiamo parlare. Altrimenti penso che l'anno scorso c'era un rinfresco, non so se c'è sempre anche quest'anno. Non c'è più? Hanno abolito i rinfreschi? Peccato. Va bene.